Ciao a tutti, sono Lorenzo Cursi di Reference Laboratory e sono qui con il mio amico Pierangelo Mezzabarba della ditta Masotti Guitar Devices. Siamo qui perché è da un po' di tempo che è nata questa collaborazione tra due artigiani del Made in Italy e qui oggi presentiamo un nuovo cavo che si chiama Fantasma e lo vediamo qui. Io lascio la parola a Pierangelo per spiegarlo tecnicamente nei dettagli. Grazie. È stata un'idea semplicissima di fatto, dato che comunque la Reference non produce solamente prodotti di qualità, ma anche, ha anche una flessibilità di base notevolissima. Il mio rapporto con Angelo è iniziato diciamo con l'ideazione di un cavo di spessore minimo per il cablaggio delle pedaliere, il RIC 43 FX. E da lì abbiamo deciso di creare un diciamo dei set di cavi che poi si sono chiamati Everlast Set e il Skill Set. Hanno sia cavi audio, cavi di potenza che XLR. Ora ci siamo creati il nuovo cavo Fantasma, che è un cavo semplicissimo. Di fatto è una pedina mancante per quanto riguarda i cavi di qualità tra i cavi multipolari. E mi sono sempre detto, noi dobbiamo portare magari per i setup a rec, che siano professionali o meno, o aspiranti tali, insomma, sempre una marea di segnali, che possono essere magari la trasmissione del segnale MIDI, oppure le alimentazioni in AC di una pedaliera MIDI, o in DC dei pedalini a una pedaliera. In questo modo, attraverso il cavo Fantasma, abbiamo riunificato tutte queste funzioni, con la possibilità di rendere remoto eventualmente sia il MIDI che le alimentazioni, che saranno poi esterne anche alla pedaliera stessa. Questo ci permette di avere, magari poi leggerete le specifiche tecniche, anche perché io ho appena finito la demo Masotti Reference, sono un po' stravolto e mi concedevo giustamente una sigaretta, non si può fare pubblicità alle sigarette, però vi leggerete bene le specifiche e noi abbiamo creato il cavo Fantasma in modo da poter arrivare al nostro setup solamente con un cavo audio e il Fantasma, che nasce ovviamente dal termine inglese Phantom e sapete bene le applicazioni che insomma genera. Bene, con questo noi vi ringraziamo e siamo molto felici di aver partecipato a questo SHG 2014, che insomma speriamo che questa collaborazione vada avanti sempre nel tempo così. Grazie a tutti.